dopo è probabilmente, l'ho già detto, ma non mi piace ripeterlo, è probabilmente l'unica utopia che si è realizzata veramente nella mia vita. Essere ragazzini, 20 anni, negli anni 70, pensare di mettere su una compagnia teatrale a Milano senza avere parenti o amici artisti o illustri, eccetera. Noi trovavamo in una cantina di Corso Sempione oppure nei locali del centro sociale Leoncavallo, dove capitava. Era veramente una piccola utopia pensare di riuscirci. Invece è ancora lì il Teatro dell'Elfo, in centro con 3 sale. Tra l'altro, nominate a 3 personaggi che sono fondamentali per la mia vita e per la vita dell'elfo, cioè Shakespeare, c'è la sala Shakespeare, la sala Fassbinder e la sala Binabarush. I miei amici elfi soci, perché sono ancora socio della compagnia, chiaramente, continuano a vivere e anche a creare tra di loro una specie di. È nato così l'elfo, una specie di tribù, se non chiamiamola famiglia, e continua a essere così. C'è una specie di voglia di andare avanti, di aiutarsi anche nel passaggio delle stagioni uno con l'altro, eccetera, che è raro trovare in altre situazioni. Sono loro che mi hanno permesso di essere quello che sono. Senti, posso chiederti, perché Shakespeare lo immagino, Fassbinder, soprattutto la Sala Fassbinder, quanto è stato importante per te, per il vostro gruppo? Guarda, io sono molto contento, so che questa sera incontrerò Schoendorf. Il suo Tamburo di latta è stato uno dei film che mi ha alla fine spinto a fare questo lavoro. Essere un ragazzo negli anni 70, all'inizio degli anni 70, era veramente particolare, molto diverso da essere un ragazzo oggi. C'era in giro una musica travolgente, meravigliosa. C'era in giro del teatro fantastico, di Theater, Bread and Puppet, Ariano Schin, Peter Schneid, cioè grandi spettacoli, che è stato in qualche modo il mio, anzi, è stato il mio maestro, i grandi Peter Brook, ne potrei citare parecchi. C'era in giro questa voglia, c'era in giro il cinema indipendente americano dei primi anni 70 che mi ha fortemente nutrito. C'era Fassbinder, il nuovo cinema tedesco, c'era il nuovo cinema brasiliano, cioè c'era una forza creativa, emotiva, veramente enorme a cui non potevi sottrarti. Non solo, ma mentre eravamo in una cantina di una via di Milano a provare, non ti sentivi solo, sapevi che altri ragazzi della tua età, magari a Berkeley, magari a Tokyo, magari a Parigi, stavano cercando di fare le stesse cose, seguendo un sogno che era quello di cambiare il mondo. È giusto che ogni generazione abbia questa voglia, chiaramente, perché questa è quella che permette al mondo di andare avanti. Va bene, il mondo non l'abbiamo proprio cambiato. Abbiamo ottenuto alcuni risultati, si può dare il giro per capelli lunghi e i jeans stracciati, però certi problemi sono rimasti assolutamente uguali, naturalmente. Però c'era una bellissima energia, non ti sentivi solo, mentre oggi i ragazzi hanno, tra le altre cose, 20 anni di Napalm sulle loro coscienze e sulla voglia di spingerci a essere isolati a casa, da soli, davanti magari a uno schermo di computer che ti illude di essere in compagnia di altri. Io credo che il mondo non lo abbiamo completamente cambiato. Adesso c'è una. Il mio analista, non ci vado più, ho finito per fortuna, ma si scrive ogni anno una poesia, ogni anno che compie. Ai 60 anni lui si è scritto questa poesia che mi piace molto e che vale molto anche per me. E dice, persa l'illusione di cambiare il mondo, a volte galleggio, a volte affondo. Ed è un po' il sentimento che abbiamo.
Mi sembra fantastico che un analista si dedichi una poesia. Ma il suo supervisore cosa ne dice, chissà? Ma sai, alla fine io ero andato lì perché c'è stato un periodo che non riuscivo più a dormire, come capita, immagino, parecchi. E allora ero andato lì solo per avere delle pillole, sostanzialmente. Lui giustamente mi ha detto, ma scusa, ma che allarme, nel senso di sveglia, che allarme è suonato ai suoi 60 anni, no? Io le pillole gli ho detto, ma cerchiamo di capire che cosa è suonato, che cosa la sta allarmando.